Salve a tutti amici di TuttoTech e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ho qui da presentarvi ben due smartphone, ma ne avete già letto il nome dal titolo, quindi direi che è il caso di saltare i convenevoli. Andiamo a scoprirli subito insieme. Ed eccoci qui, siamo con Meizu M8 e Meizu X8, due smartphone lanciati ormai lo scorso settembre in Cina che stanno arrivando proprio in questi giorni in via ufficiale all'interno del mercato italiano. Smartphone che tra l'altro, insieme a quelli che arriveranno durante il Mobile World Congress che è ormai alle porte, puntano un po' a rilanciare quelle che sono le vendite di Meizu, che ad essere sinceri nell'ultimo anno, anno e mezzo, hanno subito una botta d'arresto. Mettiamo quindi da parte Meizu X8 e partiamo dal Meizu M8, smartphone destinato alla fascia medio-bassa del mercato, caratterizzato da un cuore pulsante all'interno del quale batte un processore MediaTek Helio P22, processore octa-core con 4 core A53 a 2 GHz e 4 core anch'essi A53 ad 1.5 GHz. Adesso andiamo ad aprirlo, vediamo un po' di che si tratta. Eccolo qui, Meizu M8, come vi dicevo appunto appartenente alla fascia medio-bassa del mercato, soprattutto perché è caratterizzato da un display con risoluzione HD+, quindi display un po' il suo limite se vogliamo, con diagonale da 5,7 pollici. Andremo comunque a testarne la sua bontà più avanti. Eccolo qui, Meizu M8 Note, che va a ricalcare quelle che sono le linee classiche della serie M di Meizu. Guardando l'anteriore, come vi dicevo, troviamo un display da 5,7 pollici con risoluzione HD+ e rapporto di immagine in 18 noni. Nella zona superiore troviamo invece una single camera anteriore da 5 megapixel. Girandolo e guardando il posteriore notiamo anzitutto che è fatto in metallo. Poi notiamo una dual camera con sensore principale da 12 megapixel e secondaria da 5 megapixel, un flash dual tone e un sensore per lo sblocco con le impronte digitali. Guardandolo bene sui lati possiamo notare come nella zona inferiore sia presente ovviamente lo speaker di sistema, ma ancora purtroppo un ingresso micro USB, oltre invece in questo caso per fortuna all'uscita per auricolari da 3,5 mm. Come vi dicevo, Meizu M8 che ricalca le linee classiche della serie Meizu, per questo ho qui un invitato speciale. Lui è un ormai vecchio e malconcio Meizu M3 Note, però come vi dicevo, a parte l'assenza ormai del tasto M-Back, tra l'altro amatissimo, e il rapporto di immagine dello schermo variato, non ci sono poi tantissime differenze a livello estetico riguardanti lo smartphone. Sì, la dual camera posteriore, però insomma il mercato è un po' cambiato, bisogna vedere se questo smartphone sarà in grado di restare e farsi valere all'interno del mercato attuale. Messo da parte Meizu M8, passiamo a Meizu X8, forse lo smartphone più interessante tra i due, o almeno quello che ha suscitato maggiormente la mia attenzione. Smartphone che appunto va a collocarsi all'interno della fascia media del mercato, caratterizzato da un processore Snapdragon 710 coadiuvato da ben 6 GB di RAM e 128 GB di storage interno. Come potete ben capire, quindi inizia a diventare un'offerta ben più ricca rispetto a Meizu M8. Andiamo subito a togliere le pellicole di protezione. Devo dire che il primo impatto è ottimo, si ha la sensazione di avere tra le mani un dispositivo di fascia sicuramente superiore, premium. Guardando l'anteriore troviamo un display da 6,15 pollici con risoluzione Full HD+, e rapporto di immagine in 18,5 noni. Guardando la parte superiore possiamo vedere come sia presente il tanto amato, odiato notch, oltre ad una single camera anteriore con risoluzione da ben 20 megapixel che dovrebbe garantire selfie ad altissimo livello. Girandolo sul retro possiamo vedere un'enorme quantità di ditate dovute appunto alla finitura, alla presenza quindi di un vetro al posteriore che nonostante ciò va a conferire una sensazione di eleganza all'intero smartphone. Notiamo una dual camera posteriore con sensore principale da 12 megapixel e secondaria da 5 megapixel, oltre ad un flash LED dual tone e al sensore per lo sblocco con le impronte digitali. Andando a guardare lo smartphone sui lati possiamo notare, oltre ai vari bilancieri di volume e tasto accensione e spegnimento, come nella zona inferiore sia presente l'ingresso per il jack Type-C, finalmente, oltre a due griglie. Non so ancora se siano
entrambe dovute allo speaker stereo, oppure se una sia lo speaker e l'altra sia invece il microfono posto per simmetria. Guardando nella zona superiore invece è ancora presente il jack per auricolare da 3,5 mm. Brava Meizu, ben fatto. Meizu M8 arriverà sul mercato a un prezzo ufficiale di 219,99€. Meizu X8 al prezzo di 399,99€. Io andrò a testarli nel corso delle prossime settimane e vi farò avere, come al solito, una recensione dettagliatissima. Continuate quindi a seguirci su tutti i nostri canali per essere sicuri di non perdervi nulla.